Lui si è svegliato, percependo qualcosa. Una calamità stava arrivando. L'uomo roccia si alzò. E per fermare questa calamità, lui aveva soltanto 400 anni. Pochissimo, insomma, 2 secondi. Comunque, salve bella gente, qui Gabby e benvenuti su 400 anni. Noi siamo un uomo roccia, un uomo paziente. L'uomo roccia può aspettare quanto vuole. Lui non ha problemi di questo tipo. Insomma, l'avete capito? In questo gioco il tempo non è un problema. Vedete? Io qua non posso superare l'ostacolo. Ma basta che io premo barra spaziatrice, faccio passare il tempo, le stagioni. Ed ecco qui! Fiume ghiacciato! E io posso passare. Vedete? La pazienza è la virtù dei forti. Soltanto con la pazienza io posso superare i miei ostacoli. Alle volte lui per superare un ostacolo doveva soltanto arrampicarsi sopra ad un albero, oppure aspettare che cresca un altro. Guardate, non vi sentite anche voi collegati con il tutto? Ah, questo gioco è così rilassante e bello. Sento già la pace che c'è in me. Ho soltanto paura, non vorrei che premendo barra spaziatrice possa succedere qualcosa anche nella realtà. E qua come fare? Sicuramente devo sfruttare il tempo. Che succede se io faccio passare gli anni? Ah, sono spuntati dei semi! Ora l'uomo roccia, nella sua infinita bontà e magnificenza della natura, andrà a piantare i semi qui. Ah, un seme d'albero. Che cresce, vedete? Germoglia! Ragazzi, sono soltanto passati, che ne so, 27 anni! Un battito d'ali per il nostro Pasqualino dell'Isola di Pasqua. E ora va bene. Altre stagioni, non è un problema. Ecco qua. Ah, fantastico. Una passeggiata nell'eternità del tempo, la chiamerei questa qua. E ora? Beh, mia madre da giovane mi ha detto che posso fare tutto e quindi che posso diventare pure Superman. E quindi guardate qua. Per fortuna ho una zucca molto dura. E un giorno lui ha visitato un villaggio e ha visto delle povere persone che avevano molta fame. Ah, ecco chi ha creato le sculture dell'Isola di Pasqua. Hanno visto me. Buongiorno, buoni uomini. Sono soltanto una roccia che ha 2 gambe. Sono nato così. Madre natura mi ha creato 2 gambe per usarle e spaventarvi. Non è che avreste qualche germoglio per me? Vorrei far germogliare un albero per scalarli. Perché io sì. Il mio sport preferito è quello. Scalare alberi. Oppure, boh, proviamo ad andare da questa parte. Ah, ok. Il lago è ghiacciato. Posso continuare il mio tragitto. Cosa troverò? Quali avventure pericolosissime si imbatteranno nel naso di roccia? Alle volte, per superare un ostacolo, lui aveva bisogno di una mano amica. Forse la mia, non lo so. Ragazzo, che ti devo dire? Qualcuno mi può aiutare? Forse me la potranno dare loro la mano d'aiuto. Ma hanno fame, io non ho cibo, sono una roccia, scusatemi. Facciamo passare il tempo, vediamo se succede qualcosa. Eh? Io non vedo che non succede niente. Ragazzi! Ah, eccolo qua il grano, perfetto. Prendiamolo. Con questo dovrei poter sfamare quelli del villaggio. Ah, ma era così, e ditemelo prima. Ora l'uomo roccia che vaga nelle caverne acquatiche a tutto l'occorrente per salvare i figlioli. Certo che questa musica io la vorrei come background mentre faccio i compiti di scuola. Tale relax non deve essere sprecato, dopo me la scarico. Piantare il grano? Guardate ragazzi! Ho il grano! È cresciuto! Fatemi prendere il grano e piantiamo altro grano! E così via! Prendi il grano, pianta il grano! Prendi il grano... Pianta il grano! Che felicità! Avevate fame? Adesso non avete più fame. La moltiplicazione del grano... Prendetemi come vostra divinità! Comanderò il vostro villaggio ora! Non abbiate paura della roccia che vi vuole bene dare tanto grano per le vostre famiglie. Beh, vediamo un po' il casino che abbiamo fatto. Ah, ok! Stanno progredendo! Li ho salvati! Il grano gli ha sviluppato il cervello! Mangiare fa bene! Guarda, stanno creando case! Si stanno evolvendo grazie al mio grano! Il conto vi arriva dopo a casa. Oh, sì, hanno pure costruito un ponte! Ecco la mano amica che dovevano darmi! Ah, basta attraversare i fiumi ghiacciati d'inverno! Ah, bravi umani!
La vostra divinità vi dà la benedizione della roccia. E ora andiamo avanti con il nostro cammino solitario. Ah, vedete, hanno costruito pure qua una baracca. Però qua non mi avete ancora dato una mano. Figlioli, così non va. Sbaglio, sta crescendo un albero in quella casa. Che cosa sta diventando? Ok, il villaggio finalmente è progredito alla fase ponte. La fase che preferisco. E ora, finalmente, ci sono voluti 85 anni. 85 anni, quasi la vita di un uomo per fare tutto ciò. Non ci resta che l'ultima sfida. Ci sarà qualcos'altro? Oh! Questa non me l'aspettavo. Un muro! Un muro di roccia enorme! E qua che si fa? Ho visto che qua c'è un buco, quindi cado di testa, ragazzi. A tuffo, a bomba! Vediamo che c'è nell'oscuro oceano. La roccia non ha paura. La roccia non se ne frega di niente. Mi chiedo se abbia anche degli sentimenti o se faccia tutto guidata da uno spirito superiore. Ah, hai capito. C'era la scorciatoia. C'era. Ma quanto devo aspettare? Io ho paura. Io non sono tipo... Ah, ok. Lentamente. Ma quanti anni mi va via tutta la vita? Ho solo 400 anni. Solo 400 anni. Devo far crescere tutte queste stalactiti. Questa è follia. Questa è Sparta. Vabbè, senti ragazzo, non ho tutta la vita. Ok, sì. La roccia è contenta di aver sprecato metà della sua vita per aspettare una stalactite. Cioè, veramente, più pazienza di questa roccia, giuro. Trovatemene uno che ha più pazienza di lei. C'è qualcuno che mi stava aspettando, scusate. Vi rubo la barca. Dove sto andando? Andiamo a visitare quest'altro villaggio. Mi avete fatti i progressi senza di me. Ma la paura non è cambiata. Sempre a correre via. Che c'è? Non avete mai visto una roccia che cammina? I vostri amici l'avevano vista e non avevano fatto problemi. Ah, qua che succede? Vediamo, qua sta crescendo qualcosa. Ah, ci sono dei semi. Ah, ok, abbiamo trovato delle magnifiche castagne. Ecco che cado sempre di naso. Sgombrare, fate largo delle preziosissime castagne qui con me. Non vorrei che si facessero del male, grazie. Ok, dovevo semplicemente aspettare l'autunno. Genius di un Gabby. Oh, ok. Ora le castagne non andranno a male. Generazione di generazione di generazione. Mio nonno in carriola, ecco. Senti, puoi spicciarti? Ecco qua. La roccia avrà anche un quintale di pazienza, ma io un po' meno. Che succede? Lui era molto vicino alla fine del suo viaggio. Di che state parlando? L'uomo roccia non può finire il viaggio! Ha ancora 235 anni che gli rimangono! No! Che cosa? Perché? Cos'è questo? È un vulcano? Quando ti dicono non buttarti nel fosso, cosa intendono? Vabbè, e io mi butto. No! Non è vero, non è vero! Mi sto calando nelle profondità del vulcano, è lava quella! Lava che sta per sgorgare fuori! Premi E per bloccare la lava? Oh no! Oh no! Oh no! L'uomo roccia si è sacrificato per il bene dell'umanità! Quale uomo? Inverno, anno 2013. Il mondo continua. La roccia forse no. Mamma mia, che triste è la vita di quella roccia, che cavolo! Pazza suicida, però l'ha fatto per il bene degli abitanti del villaggio. Ed è questo quello che conta. Ora potranno coltivare castagne e grano per sempre. Quindi questo era tutto per 400 anni. Io spero che questo video vi sia piaciuto. I giochi di Scriptwelder mi piacciono sempre tanto perché sono originali e carini. Portano qualcosa di nuovo. Perciò questo era tutto per questo video. Io spero che vi sia piaciuto. E quindi noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi. Aspettate un secondo. Se lui è morto strangolato, non è che il capitano così di colpo soffoca e muore. È stato qualcuno? Mi ricorda molto l'atmosfera del film Sunshine, dove c'era un pazzo assassino che ammazzava tutti. Strangolato. Che fine orribile.